siamo tre esponenti del gruppo organizzato Salt Boys, abbiamo convocato questa conferenza stampa perché oggi è successo quello che da due anni almeno noi avevamo previsto, vale a dire all'ennesimo pagamento, all'ennesimo ritardo sul pagamento dell'acconto del primo stipendio, ennesimo ritardo dovrebbe essere il quinto di questa società, i giocatori sotto nostro invito si sono svincolati, si svincoleranno a giorni, diciamo, per andare in prestito su altre piazze, in quanto questa società fino ad oggi, anzi diciamo da novembre fino ad oggi, perché comunque sono cambiate le cariche, ma la regia è rimasta sempre la stessa, non ha ottemperato ad uno degli impegni presi con i calciatori, con i fornitori e con la città non più di due settimane fa, quando il vicepresidente, almeno così dicono che sia, Manieri, in questa stessa sala prometteva tre anni di tranquillità e un futuro solido alla società. Oggi, dopo l'ennesimo rinvio, diciamo il clima all'interno degli spogliatoi era già di disfattismo totale, perché comunque avere problemi sul primo stipendio, anzi avere problemi sull'acconto del primo stipendio, lascia presupporre avere problemi sul primo stipendio con i nostri trascorsi, perché noi due anni fa avevamo una squadra in testa alla classifica che abbiamo smantellato perché non si avevano i soldi. L'anno scorso non c'era un presidente, non si doveva partire, poi il colpo di genio del sindaco Danzante ha permesso a questa squadra di iscrizione tutto d'un tratto, garantisco io, soldi pochi ma sicuri, e anche lì l'anno scorso è stata una via crucis il campionato dell'anno scorso, con giocatori che non hanno preso nulla rispetto o almeno il 10-20% di quel poco per cui si erano accordati. È arrivata questa stagione, fu la stampa, c'è stato il passaggio societario, noi non abbiamo visto niente a questo di Achite, di Acanna, di Abete, non so come si chiama, che però sono stati promessi 300.000 euro, in prima istanza sul primo comunicato furono promessi 300.000 euro alla sottoscrizione del contratto del passaggio di società e 5 milioni di euro nell'arco di 1,5 milioni di euro, hanno detto tante di queste cifre, ma alla fine è anche difficile ricordare, 1,5 milioni nell'arco di un anno, di due anni, di tre anni. Buonasera, si è arrivata a dover fare l'iscrizione della squadra con il pagamento delle relative vertenze, della fideiussione, della quota di iscrizione di 19.000 euro, e il giorno 23, che era il giorno ultimo, a mezzogiorno, questa società non disponeva di un euro. La persona di Sandro Manieri faceva vedere una predisposizione di bonifico di 260.000 euro, che purtroppo ha annebbiato anche le nostre menti, e ci siamo messi in moto in delle azioni incredibili a simulare la somma necessaria. Fatto sta che comunque in due ore siamo riusciti a trovare, noi abbiamo garantito 40.000 euro di fideiussione, di vertenze pagate ai giocatori, e 31.000 euro di fideiussione, mentre i 19.000 euro che erano la quota di iscrizione al campionato sono stati fatti con bonifico di Enzo Russo. Quindi a chi ancora dice che Enzo Russo in questa zona di società non c'entra niente, invito a controllare da quale conto è partito il bonifico per l'iscrizione di questa squadra al campionato, e io che ho appurato con i miei occhi vi posso assicurare che è partito dal conto di Enzo Russo, che secondo noi è il regista di questa situazione, e lo è sempre stato. Lo è stato quando ha fatto il garante il sindaco, lo è stato quando la società è passata di Achitelli a Bedeo, o comunque come diavolo si chiama, che noi non abbiamo mai visto un passaggio di qua, tra l'altro fatto di noi. Quindi i problemi per questa società ci sono stati fin da subito, però avevamo visto nella persona di Sandro Manieri tanti buoni propositi, tanta convinzione, questo fantomatico bonifico di 260.000 euro doveva arrivare a giorni, ci siamo impegnati, abbiamo scritto la squadra, consapevoli che da lì in poi ci sarebbe stata questa nuova società a gestire le sorti e a garantire un futuro anche umile, ma
serio. Abbiamo fatto una campagna acquisti, secondo me, assurda per quello che questa società poteva mantenere. Abbiamo preso giocatori con ingaggi di 30-40 mila euro per raggiungere una salvezza. E come si paventava spesso a Nardoni, i discorsi non erano sul vinciamo o non vinciamo la prossima partita, i discorsi erano quando zoppiamo, quando saltiamo, quando se ne vanno i giocatori, quando non paghiamo il primo stipendio. Puntuale, non siamo neanche arrivati al primo stipendio, agli acconti ci siamo fermati. Allora, questo pomeriggio c'è stato il culmine, perché, come stavamo dicendo prima, al quinto rinvio, perché la data ultima doveva essere venerdì, se non vado errato quello scorso, venerdì si è giurato e spergiurato che entro giovedì i soldi sarebbero arrivati. Sono arrivati oggi e all'interno dello spogliatoio il vicepresidente ha detto non c'è una via, dovete aspettare fino a venerdì prossimo. Ora tutti sanno che il 16, cioè lunedì, si chiudono le liste di trasferimento. Siccome a quanto abbiamo capito noi, tutti questi personaggi che hanno gestito questa società non hanno coscienza. Non hanno coscienza umana, perché ti trovi di fronte a parlare non a 30 giocatori, anche a 30 famiglie, a gente che si è spostata, che ha iscritto, ci siamo trovati di fronte a situazioni di giocatori che hanno iscritto i propri figli a scuola, hanno fatto scendere molti famiglie, e oggi l'abbiamo dovuto dire, perché è stata anche una nostra iniziativa, anzi è stata soprattutto una nostra iniziativa, dire signori, non vi fidate, per il vostro bene, nel vostro interesse, ma soprattutto nel nostro, andate via, trovate un'altra sistemazione, perché questa società, come ha fatto 2 anni fa, come ha fatto l'anno scorso, non manterrà gli impegni presi. Questo l'abbiamo fatto perché puoi essere vittima di un sistema, ma se questo sistema diventa un'abitudine e tu ci stai dentro, ne diventi necessariamente complice. Allora noi non siamo complici. Le emozioni oggi sono tante da parte nostra, rabbia, delusione, sconforto, ma anche un pizzico di gioia, perché finalmente, secondo noi, abbiamo estirpato un cancro in questo paese che da 10 anni, almeno a livello calcistico, non ci dà tregua. Quindi questa conferenza stampa è stata fatta innanzitutto perché non credo che nessun altro vi abbia comunicato che tutti i giocatori stanno in vista di svincolo, troppo non saranno in vista di svincolo e andranno via, ma soprattutto per dire forte e chiaro a Sandro Manieri, a Galidea, a Enzo Russo, a chiunque gestisca in maniera limpida o sotto banco questa società, che noi non accetteremo nessun compromesso, non ci sarà nessuna junior che scenderà il campo, non ci sarà nessuna nuova squadra, non ci sarà nessuna squadra rattoppata. Questa società, non so se si può fare tecnicamente una lettera di rinuncia, e allora non chiederemo, obbligheremo il vicepresidente Manieri a farla il più presto possibile, ma anche laddove si dovesse rifiutare punteremo alla non presentazione della squadra per 3 partite e alla conseguente radiazione, dopodiché 4 partite e la conseguente radiazione, consapevoli del fatto che questo è il danno minore per questa città. Ripeto, la rabbia, lo sconforto ci stanno e fanno parte del gioco. Chi più di noi può essere arrabbiato, chi più di voi, perché la sala è colma, però è colma pure la pazienza. Quindi siamo convinti che per poter rinascere bisogna definitivamente fare un sacrificio tutti insieme. A Nardò non è facile chiedere questo sacrificio, però bisogna dire basta, bisogna dire basta a questo modo di fare calcio, a questo modo di non rispettare la persona che c'è di fronte, perché di fronte c'è un giocatore che alla fine vive del proprio stipendio. Siamo stati sempre per il rispetto della somma pattuita, ma quando la misura supera il ponderabile e va a cogliere il lato umano, noi l'anno scorso abbiamo avuto gente che non aveva 5 euro per mettere benzina. Abbiamo avuto gente che non aveva soldi per andare a mangiare, abbiamo avuto una squadra cacciata dal ristorante con cui si era preso l'accordo per chi stava fuori per andare a mangiare, perché non si pagavano le aspettanze. Onestamente questo modo di fare calcio
solo perché comunque, comunque così è anche un danno per chi aveva delle speranze nei confronti di questa società. E ho capito, sono gli stessi giocatori comunque chi che ha delle pagano. speranze, Cioè, chi ha questo è un delle particolare speranze, onestamente che, penso che cioè, abbia i mezzi umanamente per... siamo vicini a questi giocatori, però poi non è che stiamo facendo un favore a questi giocatori, che alla fine poi non otterranno onestamente, niente, no? qua c'è da preservare, sì, tanti giocatori. Ma c'è da presentare, Ma ma c'è c'è la da storia, preservare sì, una in città effetti. che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. Poi tra l'altro i giocatori non è vero, perché i giocatori possono andare in prestito oggi. Possono andare in prestito oggi perché l'unica formula oggi di cambiare squadra è il prestito. Ma se domani Manieri in maniera cosciente, speriamo che abbia almeno la coscienza di mandare di rinuncia della società al campionato. Ma nella peggiore delle ipotesi, fra quattro partite, alla Rai di i giocatori verranno tutti svincolati. Quindi non è vero che chi non trova squadra entro luglio No, e sto riesce a parlando di ritrovare chi luglio ha l'anno prossimo. i precedenti, perché anche per questo motivo si è deciso di andare avanti per Ho capito, ma tutelare se noi andiamo avanti l'interesse. ancora Sì, con la no, nostra no, abbiamo strada, capito che poi era tutto un sistema di voglio non. dire, è ormai era diventato un sistema Sì. collaudato. E tra l'altro, vi diamo una chicca. L'altra mattina, forse l'ha voluto Dio, un nostro esponente si è trovato a non essere visto ed assistere alla conversazione di Enzo Russo e Sandro Manieri in un bar, dove Enzo Russo spiegava a Sandro come gestire la situazione. Allora, visto che questo è diventato un sistema di fare calcio, un sistema che a noi non piace, un sistema che è umanamente insopportabile, oggi noi che siamo gli unici tutori, siamo gli unici tutori di questa società, chiediamo ad alta voce la radiazione della stessa tramite lettere, tramite non presentazione alla partita. Siccome stiamo vedendo già da adesso che si sta facendo il diavolo a quattro per non far morire la società, per non farla radiare, non perché ci tengono, perché vuol dire, se uno smantella questa squadra e poi vuole giocare con la Juniores, non credo che tenga alle sorti del cartone. Quindi avranno i loro buoni motivi, noi oggi diciamo basta, quindi non È una permetterei. domanda che mi deve, cioè, che si dovrebbero fare voi in tanti. Nell'eventualità questa società trovasse risorse impensabili, però le mettesse a disposizione in extremis, la posizione dei tifosi quale sarebbe? Innanzitutto Sempre di per intransigenza o ancora? me, di questo onestamente Cioè, è stiamo parlando un'ipotesi, visto del. che i tifosi devono arrivare da Poniamo novembre il e caso, arrivino il martedì, mercoledì, poniamo il caso. oggettivamente non ci crediamo. Ma se dovessero arrivare, prima li dobbiamo vedere il contatto una per una. Se basta per affrontare tutta la stagione, magari se ne può parlare. Ma dubito che ci sia, ma questo è il mio pensiero, poi il gruppo organizzato decide, Il voglio dire, non decide. gruppo media, francamente, tanto stanno a casa. Ma Manieri oggi alla fine che ha detto? Che i soldi arriveranno venerdì. Ok, e quando voi avete prospettato l'ipotesi, anzi avete correttamente, giustamente, finalmente detto vogliamo essere italiani, ci ha detto. Ha fatto il lavoro in quattro, ha trovato mille altre opzioni, sempre intorno a questo fatidico venerdì. Tipo, manteniamo questa squadra, venerdì arrivano i soldi e ne facciamo un altro. Sì. Cose del genere. Se i soldi arrivano in contanti, poniamo il caso. Anche li prendo io, Alex, parliamo della situazione. Perché no, poi dobbiamo andare appunto dalla stessa. Quando stamattina ci ha detto in società, ci ha detto, c'era anche lui, ha detto venerdì arrivo un milione di euro, ha detto va, fate un bel viaggio di vetro. Domanda, perché poi è vero che il Nardo Calcio è nostro, vostro, un po' di tutti. In tutto ciò, visto che lo scorso anno c'era anche un altro paladino della giustizia, Chi era? che è Danza, Ah, il sì, sindaco, famoso che in tutto questo è stato avvertito, ha detto qualcosa, si è Guarda Marcello, mosso. io ho passato 23 luglio, 24 luglio, 25 luglio, 26 luglio, 27 luglio, 28 luglio, finché non abbiamo chiuso la questione iscrizione, a elemosinare il suo impegno. Lui mi ha francamente detto che questa società fa manovre. Che questa società fa manovre
Loschi che ci sono troppi debiti e che lui non ne vuole sapere niente. Oggettivamente, oggi come oggi, perdere tempo, perché si tratta di perdere tempo, con il sindaco di questo paese, che si commenta da solo in ogni azione che fa, dall'ospedale ai soldi stanziali alle scuole di distanza. Io avevo fatto una provocazione, e non era una provocazione, era davvero, cioè io lo volevo fare davvero. Se forse alla partita di Coppa Italia col gol bloccato fossimo scesi in campo con Dudu e Chiettina e magari la parrocchina rossa, molto probabilmente il contributo ci avrebbe dato anche a noi, per come la vedo io. Però non mi è stato concesso di fare questo, quindi onestamente tempo con il sindaco non diverso. Quindi oggi non è stato contattato, cioè quello che voglio dire io, in una situazione simile, no? Comunque se fosse al di là dell'aspetto della vita, no? Da solo comunque, No, per concetto, un sindaco a cui si chiedono, no? Anche 5.000 euro, 10.000 euro di contributo tramite un qualsiasi sponsor di aziende che lavorano con il comune di Nato, e ti è stato detto, c'è stato proprio un no a priori, capito? Andare oggi a chiedere, trova un presidente che possa reggere una scuola di 35.000 euro al mese, a cosa sarebbe servito? Cioè onestamente puntiamo sul concreto, poi andare a perdere tempo con un sindaco, oggettivamente, no? Ripeto, non staci manco a ballare, se no. Italiano balla male. Quindi il concetto deve passare comunque, che non permetteremo alla Juniors di giocare neanche a nessun'altra squadra. Vogliamo la radiazione della società. Poi se riusciamo a fare un miracolo, perché poi alla fine ai miracoli siamo anche attrezzati, e riusciamo quest'anno a fare qualcosa, non lo so, in categorie inferiori, non lo so. La butto là, è tutto da programmare, ci sono due tre idee che tra un quarto d'ora cominceremo a sviluppare. La radiazione comporta la cancellazione, sì. Quindi poi la nascita. Sì, chiaro, no, questo mi sembra ovvio, è chiaro. Ripeto, ci sono due tre idee in cantiere, ma sono idee nate mezz'ora fa e che proveranno a crescere tra un quarto d'ora e poi vediamo cosa succede, onestamente non lo so. Ma siamo anche lì disposti a stare un anno fermi, non... siamo radiali. Se non dovessimo riuscire a creare un qualcosa che non sappiamo neanche quanto possa essere fattibile alla fine dei conti, saremmo anche disposti a stare fermi. Ci prendiamo un anno di vacanza e ci proviamo per l'anno prossimo. Di certo il calcionato non morirà. Perché se non finisco a cruciare? Questo è il concetto. No, volevo chiederti questo. Come sono arrivato un po' in ritardo, quindi riepilogando, la società intende andare avanti, voi volete costringere la società a fermarsi? No, la società non ha più squadra, innanzitutto, quello è il concetto fondamentale. Diciamo, al di là se ha una squadra esterati, che ha intenzione di andare avanti, vorrebbe andare avanti anche con la Juniores, nell'immediato con la Juniores, e poi dopo, siccome prende venerdì arriva 1 milione di euro da spendere a Naldo, quello di novembre sempre, quello di novembre, poi di dicembre, poi di febbraio, sempre lo stesso 1 milione di euro, però arriva venerdì, quando arriva poi fa di nuovo la squadra, ma anche la questa ne fa un'altra. Quindi la società vuole continuare o con la Juniores o con un'altra squadra? Noi no, assolutamente. Noi no. Però voi potete imporre alla società. Abbiamo 3.787 moti, li abbiamo montati, uno esce. Ma potete anche andare incontro. Vabbè, facciamo che questa è la nostra richiesta, poi vediamo cosa fanno loro. Ah, perché dico che mettono una squadra. Che mettono una squadra in campo domenica. Potrebbe anche far sì che voi andiate incontro a conseguenze. Ma non è vero, assolutamente. Potrebbero accusarvi di un atteggiamento minatorio. No, assolutamente. Noi come gruppo organizzato. Come gruppo organizzato abbiamo chiesto. Se domenica scende in campo la Juniores. Vediamo. Voi che cosa fate? Può darsi che nominiamo lo stadio proprio. Magari è quella la protesta. Magari non vengono loro. Che tu stai dicendo? O non veniamo noi o non entrano loro, o dobbiamo scegliere. Cioè voi però non potete impedire alla... Ma infatti non lo impediremo, non lo impedendo. Andrete incontro a conseguenza... Stiamo facendo un processo di decisione. Non potrebbe avere un avvocato per sapere... Ah, ce l'abbiamo, Lucio Mise, allora io...
è bravissimo questo, cioè, se la società domenica mette comunque in campo una squadra, che cosa succede? Vediamo, non dobbiamo ragionare. Secondo me non lo faranno. Secondo me non lo faranno, poi che lo facciano, voglio dire, bisogna ragionare sulle cose, non è sufficiente, non faremo nulla di illegale. Io per capire, insomma. Per capire, la nostra richiesta è no, cioè cercheremo, con tutti i nostri mezzi a disposizione, e crediti che sono tanti, con tutti i nostri mezzi a disposizione, cercheremo che questo non avvenga, poi se loro ci riescono, buon per loro. Okay. Per essere chiaro. Questo è tutto. Bella pagina del calcio in Arena. Di volta cambiamo pagina. Speriamo di cambiare. Non siamo, dovevamo capire 10 anni fa, 4 anni fa, 2 mesi fa. L'anno scorso il sindaco, il principale responsabile, un altro responsabile, che l'anno scorso è dato senza che nessuno glielo chiedesse, ha fatto quello che ha fatto. Questo è il principale. Noi in realtà abbiamo perso 3 anni. In realtà abbiamo perso 3 anni. La cosa non la metti di nuovo a me.